Oggi, vigilia della strage di Capaci, Palermo si risveglia con l'arrivo di ciò che resta dell'automobile sulla quale viaggiava la scorta al giudice Falcone e l'omicidio di un boss che ha sconvolto il clima della ricorrenza. Accoglienza con tanto di picchietto d'onore alla caserma Lungaro per la Quarto Savona 15, nome in codice del veicolo che il 23 maggio del 1992 diventò la bara di Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. L'auto è arrivata a Palermo al culmine di un percorso che si è snodato per tutta la penisola, partendo da Peschiera del Garda, dove è rimasta a lungo custodita nella sede della Scuola della Polizia di Stato. Domani verrà collocata nel Giardino della Memoria. Viene difficile anche parlare, ripensando a quello che è il sarcofago di tre giovani uomini. Ecco, è bene che questo sarcofago lo vedano tutti, soprattutto i giovani, e capiscono qual è stato il sacrificio di dolore, di sangue che questa terra ha dovuto pagare nella lotta alla mafia. E mentre fervono i preparativi per celebrare domani il quarto di secolo dalla strage di Capaci, il capoluogo palermitano viene insanguinato dall'omicidio di Giuseppe Dainotti, 57 anni, considerato il boss di Porta Nuova, a lungo collaboratore dell'esponente mafioso Salvatore Cangemi. Passeggiava in bici per il quartiere Zisa, in pieno centro, quando è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa, esploso da un killer che, spalleggiato da un complice, si è subito dileguato nel dedalo di viuzze della zona.